Mi presento, Alessandro Terenzi, lavoro in Mandi, diciamo, dall'anno scorso, da agosto dell'anno scorso. Sono arrivato in questa azienda, ho avuto modo di conoscere i titolari e, come accennava Lorenzo, è proprio un'azienda, la considero una famiglia. Ecco, come vedo la vostra e come mi ha parlato Lorenzo su un discorso di, ovviamente, collaborazione o tra clienti o tra colleghi. Penso che le nostre aziende siano molto simili su quello che è l'ambiente di lavoro. E sono arrivato in questa azienda, ho preso in carico questa responsabilità dell'area commerciale e da lì ho imparato a respirare questi prodotti innovativi che raffondono nuove competenze. L'azienda nasce nell'86, Mandi quindi viene costituita dall'86. E principalmente si occupava di tutto quello che era medicina, sicurezza e formazione al lavoro. Poi, con l'avvento del terzo socio, che è il signor Mauro Vitali, che è di cui è anche amico di Lorenzo, ha iniziato a dare una spinta ulteriore all'attività, cercando di integrare ovviamente dei prodotti nuovi, avendo già, come diceva Lorenzo, avendo già in pancia una serie di numeri di clienti, ci è risultato anche abbastanza facile. Quindi questo prodotto, che in fondo è competenza, abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, abbiamo visto che c'è stata una semplicità nell'acquisizione, una parte documentale che adesso poi introdurrò anche abbastanza semplice, e quindi abbiamo detto, cavoli, è stato così bello, è stato così facile, perché non esportarlo e dare questa opportunità anche ai nostri clienti? E così abbiamo iniziato a intraprendere questa strada. L'anno scorso abbiamo aiutato le imprese a percepire 105 milioni di euro e quest'anno siamo già a una raccolta di 280 milioni. Praticamente abbiamo triplicato i volumi e facciamo conto di arrivare a fine anno, di arrivare quasi a 500 milioni di euro. Quindi questa opportunità nasce in un momento congiunturale molto particolare. Forse questa semplicità di acquisizione e anche la metodologia che il bando richiede è molto semplice. Forse questa semplicità nasce da una necessità che è stata il periodo Covid, dove le politiche attive europee hanno studiato questo strumento in funzione di. Ti dice l'imprenditore, piuttosto che tenere in cassa integrazione il tuo dipendente, lo richiami sul posto di lavoro e quando sul posto di lavoro gli insegni una nuova competenza. Questo qua è un bellissimo vocabolo, quindi nuova competenza. Per ogni tipo di attività non siamo mai riusciti a non trovare una nuova competenza o migliorare una competenza attuale. Quindi siamo riusciti sempre a progettare dei piani formativi ad hoc, sartoriali, proprio su ogni tipo di attività. Quindi noi ad oggi abbiamo fatto, fondo nuove competenze, dal piccolo salone di bellezza fino ad arrivare alla petrolchimica. In mezzo abbiamo colpito quasi tutti i tipi di attività. Come referenze che posso citarvi, ad oggi noi abbiamo fatto le Leroy Merlin Italia. Ho chiuso io personalmente con Giunti Editore, poi abbiamo fatto Gruppo Rinascente, abbiamo fatto Coin, OVS, Carrefour, Conad, Galbusera, abbiamo fatto Telecom Italia, abbiamo fatto il Pisa Calcio, abbiamo fatto Temachino, cioè veramente abbiamo spaziato in quasi tutti i tipi di attività. Quindi, facendo un passo indietro, il fondo nuove competenze cos'è? È un contributo a fondo perduto che viene erogato in funzione di una presentazione e approvazione di un piano formativo. Quindi cos'è che noi facciamo? Andiamo all'interno delle aziende, proponiamo questa opportunità viene articolata in tre fasi, dove noi facciamo una raccolta documentale per la partecipazione a questo bando. Quindi documenti molto semplici, serve in primis il DURC che deve essere a posto perché chi eroga questo contante è INPS, quindi lo Stato si avvale di questa banca che è chiamata INPS, che eroga
eroga subordinata da ANPAL, praticamente ANPAL, l'Associazione Nazionale Politiche Attive del Lavoro a Roma, è una commissione che valuta tutti i piani formativi che noi presentiamo. Poi loro, se li approvano, danno l'input a INPS di erogare il progetto, il valore del progetto che poi vi spiego in corso d'opera. Quindi noi cosa facciamo? Ci sediamo con l'imprenditore, vediamo, facciamo sempre delle domande per capire cosa fa l'attività. Quindi cerchiamo di capire quanti dipendenti ha la società, che tipi di contratti hanno in essere con i loro dipendenti, insomma facciamo delle domande per capire quanto può essere per noi vantaggioso offrire questo tipo di opportunità. Quindi noi chiediamo agli studi con cui collaboriamo, ai partner con cui collaboriamo, almeno di avere aziende che abbiano almeno una decina di dipendenti in su. Quindi l'anno scorso abbiamo fatto circa 5 dipendenti in su. Però abbiamo visto che il tempo purtroppo per quest'anno si è, non per causa nostra, si è dilatato, ma per motivi politici. Quindi siamo arrivati alla presentazione di questa nuova finestra in tempi un po' stretti. Quindi mi hanno detto, piuttosto che perdere tempo con un'azienda con 5 dipendenti, ho detto ne facciamo almeno 10, almeno il gioco vale la candela legata a questo fatto temporale. Quindi ritornando indietro, noi cosa facciamo? Chiediamo in primis il DURC, la carta d'identità legale rappresentante, la visura camerale. E poi inviamo tre allegati. Questi tre allegati fanno uno screening dell'attività, cioè che cosa fa l'attività, chi è la persona di riferimento, l'organico com'è distribuito all'interno della società. E tutta questa profilazione servirà poi per il nostro analista. Il nostro analista è un ingegnere che poi redige il piano formativo. E un documento molto importante dove nasce il valore di quanto io azienda posso portare a casa si chiama Allegato 2bis, che è un foglio di Excel di calcolo dove vanno inseriti i dati del dipendente dell'azienda che vogliamo inserire nel progetto di insegnargli una nuova competenza. Cioè lui stato cos'è che ti dice? Ti do un rimborso della paga lorda che dai al tuo dipendente, ok? Quindi nel foglio di Excel saranno le due voci che sono retribuzione e contribuzione oraria, codice fiscale, inquadramento a livello del dipendente, in più codice fiscale datore di lavoro. Questo qua, questo foglio di Excel, aggiungendo le ore che posso chiedere di rimborso, sono un massimo di 250 ore, quindi l'ora lorda del dipendente moltiplicata per 250 ore mi dà totale per ogni risorsa il valore di contributo che io posso richiedere. Ecco, fate conto, esempio, ci sono aziende dove hanno dei RAL ovviamente elevati, tipo ho fatto uno studio medico dove ci sono medici che hanno dai 30 ai 40 euro all'ora di paga oraria, fino a arrivare anche al Pisa Calcio dove ci sono paghe orarie da 90 euro. Quindi, una volta ottenuto questo foglio di Excel, si ha il valore. Ipotizzo, tanto per fare un ragionamento anche sulle cifre, ipotizziamo 100.000 euro. Ok, questo qua è il valore di cui io presento e richiedo il rimborso in funzione del progetto che ho pianificato di nuove competenze. Una volta che noi abbiamo caricato la presentazione di questo progetto, ANPAL, la Commissione di Roma, si riserva circa 60 giorni per darci due risposte, o sì o no. Quindi le strade sono obbligate. La nostra esperienza dell'anno scorso è che tutti i piani formativi che noi abbiamo presentato sono stati praticamente approvati, quindi noi abbiamo avuto la chiusura del 100%. Ad approvazione cosa succede? Ipotizzando il sì, ci danno un acconto sul conto corrente dell'azienda del 70% del valore 100. Te lo danno subito in acconto. Da quel momento ti dice il progetto, il bando ti dice che hai tempo 3 mesi per esaurire massimo queste 250 ore che tu mi hai chiesto di rimborso. Quindi, com'è che funziona tecnicamente? Funziona che io all'interno dell'azienda mi posso avvalere di due figure, o una interna, noi li chiamiamo i docenti, quindi ipotizziamo Lorenzo, che insegna una nuova competenza a Simona o a Giulia o a Anna Maria. O se no possiamo utilizzare anche una docenza esterna, quindi un fornitore esterno. Vi faccio un esempio, ho fatto il contratto con Jacob & Cohen, che probabilmente forse
Lorenzo, noi non lo sappiamo, ma forse le donne sanno chi è Jacob Cohen, famoso un po' per i jeans, è una nota griffa milanese che lavora in tutto il mondo. La titolare ha voluto che tutti i suoi dipendenti imparassero l'inglese, perché lì hanno praticamente accolgono, scusami, gente che arriva dal Giappone, che arriva dalla Russia, che arriva dall'America, insomma. Quindi la titolare ha voluto che nel fondo nuove competenze, questa richiesta di questo rimborso fosse presentata all'interno del progetto in funzione che insegnassero l'inglese a tutti i suoi dipendenti, e così è stato riconosciuto da ANPAL ed è stato liquidato sul conto corrente dell'azienda. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo approvazione da parte di ANPAL dopo circa 60 giorni, abbiamo 30 giorni di cui avremo già pianificato chi fa le docenze, cioè chi insegna, chi eroga e chi riceve ovviamente la nuova competenza. Questa andrà contabilizzata, noi forniamo un kit che è un planning dove chiediamo, non è previsto nel bando, ma lo chiediamo noi aziendalmente per dare proprio trasparenza al processo, dove vengono contabilizzate queste ore che io, esempio Giulia, Anna Maria, Valentina o via dicendo, contabilizzo mentre io sto lavorando, perché la prerogativa perché questo progetto venga approvato e che io impari la nuova competenza mentre sto lavorando, cioè praticamente durante le 8 ore di lavoro. Quindi ho queste due figure, o interne o esterne, che mi insegnano una nuova competenza. Io mentre lavoro contabilizzo queste ore e nuove competenze. Chiediamo la doppia firma sia del docente che del dipendente. Su quel periodo noi consigliamo di solito settimanalmente, quindi la contabilizzazione è settimanale. Tipo esempio Giulia, la collega, gli ha insegnato l'utilizzo di Excel, ipotesi, ha impiegato 30 ore questa settimana per imparare formule di calcolo mentre sta lavorando. Quindi su questo planning andrà a porre la firma Giulia, e andrà a porre, esempio, Anna Maria, che è stata la docente, la firma. Questo per avere un'ulteriore ricevuta di riscontro, in modo che un domani dovesse esserci qualsiasi revisione, dobbiamo essere proprio inopinabili, ok? Finiti questi 3 mesi di corso di nuova competenza, si fa una rendicontazione. Quindi noi chiediamo questo registro dove saranno praticamente annotate tutte le ore che hanno fatto tutti i dipendenti, e andremo a rinviare a ANPAL la rendicontazione. Praticamente ipotizziamo, all'inizio progetto tutti i dipendenti totalizzavano 1.000 ore. In fondo al progetto siamo riusciti a portare a progetto tutte le ore, chiediamo la liquidazione delle 1.000 ore. Quindi loro, per differenza, ci hanno liquidato il 70%, a fine del progetto ci danno il 30% di rendicontazione, sempre bonificato sul conto corrente. Quindi noi abbiamo portato a casa alla fine il 100%. Alessandro, mentre tu parli, io scrivo in chat quello che stai dicendo, quindi metto i piccoli concetti in maniera che si possa seguire. Ok, quindi siamo arrivati alla fase terminale, dove noi abbiamo fatto il nostro percorso, che, come vi ripetevo, è stato pianificato all'inizio. Ecco, molto importante, l'analista, il ruolo del nostro analista con l'imprenditore o con il preposto o con la figura che sa vita e morte e miracoli dell'azienda. Cioè, cosa vuol dire? Che si pianifica per ogni settore, che sia amministrativo, produttivo e magazzino, tutte le ore dedicate a persona per la nuova competenza. In fondo al progetto, noi cosa facciamo? Stampiamo un attestato con i 3 marchi di Comunità Europea, SPAO e ANPAL, dove praticamente toglie un po' quel modus operandi che abbiamo noi di autoreferenziarci nei CV. Cioè, questo attestato nasce in funzione che non sono più io a autoreferenziarmi, cioè esempio. Io, Valentina, ho lavorato a Studio della Bella, ho seguito questo settore, mi referenzia il mio titolare, cioè questo attestato sarà Lorenzo della Bella, che attesta che Valentina, ipotesi, ha conseguito 250 ore in quel determinato lavoro e si è specializzata in questo lavoro. Questo un domani, Valentina, non me lo auguro, dovesse cambiare studio. Dovesse andare a un altro studio, può portare questo pezzo di carta, diciamo che non è lei che autoreferenzia, ma è giustamente Della Bella che referenzia lei. Questo
queste 250 ore possono anche essere spacchettate in più competenze. Cioè io posso aver fatto 50 ore per una competenza, 50 per un'altra, 50 per un'altra e così via, fino ad arrivare a comunque anche 5, a 5 competenze con queste 250 ore. Questo è il fondo nuove competenze. È un fondo che viene riconosciuto, non è credito di imposta, non è ovviamente F24 e nient'altro, è pura liquidità che arriva sul conto corrente. Qua, quando arriva il primo acconto al 70%, noi contrattualmente facciamo la fattura di consulenza nei confronti del cliente. Proprio contrattualmente noi abbiamo due obiettivi: che la pratica sia approvata e che i soldi siano arrivati sul conto corrente. Ok. L'imprenditore cos'è che può fare? Di questi soldi può disporre come vuole, sempre inerente all'attività, quindi può pagare tasse, può comprare beni strumentali, può distribuire compensi agli amministratori. È un denaro, è pura liquidità sul conto corrente che può essere speso come vuole l'imprenditore in funzione sempre dell'attività. Questo è il fondo nuove competenze. Io ho cercato di restringerlo nei suoi passaggi, molto sintetico, spiegando un po' tutto il meccanismo. Se ci sono delle domande, Lorenzo, io sono qua. Te le faccio io. C'è prima Cristian che aveva la mano alzata e non so se Alessandro ha già risposto alla domanda che voleva fare. Ringrazio, ha già risposto alla mia domanda. Grazie. Bene, poi in chat vedete che sono dei piccoli spunti in base che hanno seguito un po' quello che diceva Alessandro. Ti faccio una domanda io. Quali Sì. sono i requisiti necessari minimi per accedere? Per accedere, allora noi chiediamo minimo almeno una decina di dipendenti, cioè che l'azienda abbia almeno 10 dipendenti assunti. Possono rientrare nel progetto i dipendenti con contratto a tempo determinato, indeterminato, giustamente. Non possono rientrare gli stagisti e quelli con il contratto co-co-co, ok? Quindi quelli non possono rientrare. Quelli a tempo determinato io consiglio sempre di cercare di capire se rientrano nella finestra operativa, cioè cosa vuol dire domanda, risposta per approvazione, training formativo e rendicontazione. Se in quella finestra lì che dura circa 5-6 mesi il dipendente, cioè per farvi capire, se io oggi a gennaio assumo un dipendente e il mio contratto a tempo determinato è a dicembre, lo inserisco nel progetto dipendente perché ovviamente percepisco un rimborso su questa risorsa. Se invece lo assumo a gennaio e presumo che a giugno io lo licenzio o comunque non ho intenzione di tenerlo, io non lo inserisco dentro nel progetto. Questo perché per ottimizzare ovviamente anche le risorse economiche che io imprenditore vado a incamerare, perché alla nostra società viene pagata la percentuale in funzione della fotografia della presentazione al momento del progetto, non alla rendicontazione. Cioè, se su 100.000 euro io ti chiedo la mia percentuale e tu ne hai percepiti 90.000 perché in quell'excursus dei 3 mesi hai avuto l'impiegata che era in gravidanza o un infortunio o un licenziamento o una dimissione, io non mi prendo in carico il tuo rischio di impresa. Ma io ti andrò a chiedere il mio compenso sulla fotografia della presentazione all'inizio del progetto. Quindi noi cos'è che facciamo nei confronti dei clienti? Li seguiamo proprio dalla A alla Z, cioè cosa vuol dire? A volte i tempi di ANPAL sono molto dilatati. Esempio, ti ho chiesto i documenti a gennaio, avevi una compagine di risorse. Esempio, avevo 10 dipendenti, arrivo a giugno che magari ne ho 15, se no ne ho 5. Quindi quando i tempi sono molto lunghi, chiediamo noi una revisione dell'allegato 2 bis, che è quello famoso che dice quanti dipendenti inserisci nel progetto e quanti soldi vado a percepire. Se invece i tempi sono abbastanza stretti, però sono subordinati dal cliente che magari per un'esigenza che noi ci capita in maniera, non dico quotidiana, ma settimanali, che mi chiamano, che mi dicono: Alessandro, devo
devo revisionare l'allegato 2 bis perché due dipendenti se ne sono andati. Quindi arriviamo fino a un certo punto a cercare di gestire questa cosa, poi a un certo punto non riusciamo più a gestirla perché sarà il momento del caricamento nel portale di tutta la documentazione. Quindi noi ai clienti chiediamo sempre di inviarci per ogni file dei documenti separati, quindi carta d'identità in un file, il contratto in mandato in un file, la visura camerale in un file, l'allegato 2 bis in forma sempre elettronica e non cartacea, e poi gli allegati che fanno il profile dell'azienda al cliente sempre in un singolo file tra di loro, in modo da avere tutti i documenti a posto. Poi con chi collaboriamo, ad esempio con Lorenzo lo sa, chiediamo sempre di inviarci a pacchetto tutti i documenti quando sono pronti, di non mai anticiparci una cosa, poi un'altra ancora, perché altrimenti non riusciamo a seguire, a dare un certo servizio ai clienti. Allora Alessandro, ti faccio una domanda specifica, il DURC regolare è necessario? Il DURC, allora, può essere anche l'azienda, magari vuole approcciare questo discorso, ad oggi non ha il DURC a posto, ok, basta che richieda la rateizzazione del DURC, ok, basta che paghi la prima rata, dal momento della prima rata possiamo farlo partecipare al Fondo Nuove Competenze. Chiediamo sempre ovviamente che il DURC abbia, non abbia una scadenza abbastanza imminente, cioè se io ti chiedo oggi i documenti, mi mandi il DURC con una scadenza tra 15 giorni, dopo devo richiedertelo, quindi almeno andiamo da un DURC almeno trimestrale, eccoci. E come tu all'inizio hai detto bene, però vorrei che fosse chiarito, come si pone rispetto alla cassa integrazione, cioè l'azienda può, in cassa integrazione può accedere al Fondo delle Competenze? Allora, può contrattualizzare con noi, in previsione che lui, esempio, oggi ho 5 dipendenti in cassa integrazione e dico, guarda, tra un mese mi scade la cassa integrazione, li faccio rientrare, non voglio perdere tempo, voglio portarmi avanti e voglio partecipare a questo Fondo Nuove Competenze. Quindi cos'è che succede? Possono accadere anche queste cose. Io, cassa integrazione, va bene, ho intenzione di portarmi avanti con questa opportunità. Tra un mese finisce la cassa integrazione, rientrano tutti, noi facciamo domanda, prepariamo tutti i documenti. Cosa può succedere? Tra 5 mesi questa azienda ha esigenza di fare ancora cassa integrazione. Noi lì cosa facciamo? Mandiamo via una mail ad ANPAL, chiediamo la sospensione. Quindi non perdiamo la posizione, possiamo essere anche in corsa durante il piano formativo famoso dei 3 mesi, quindi dopo magari 2 mesi che io sto facendo, purtroppo ho scarsità di lavoro, sono costretto a mettere in cassa integrazione, il progetto non lo perdo, lo sospendo, lo congelo, fino a che non faccio rientrare tutti dalla cassa integrazione e poi posso riprendere e andare a rendicontazione. Domanda? Sì. Azienda produttiva, adesso c'è, diciamo, il cosiddetto rally di impresa, no? Quindi diciamo che le aziende non è che abbiano tutta sta voglia di fare formazione. Ok. Per un motivo specifico, perché la formazione, come tradizionalmente intesa, è formazione da aula col docente, e quindi 8 ore c'è il registro e tutto il resto. Cosa si risponde? Allora, rispetto ai fondi interprofessionali, dove hanno dei paletti molto rigidi, dove ti danno delle date, ti danno la compilazione, la trasmissione del avvenuto corso, quindi tutta una cosa molto certificata, il Fondo Nuove Competenze invece è in piena gestione dell'imprenditore o del preposto, il quale per sua necessità può gestire la nuova competenza. Cioè cosa vuol dire? Sono io proprio che, ipotesi, dico oggi a Simona, oggi non riesci a fare nuova competenza perché ti devo fare un altro lavoro, ok? Quindi c'è un'elasticità all'interno di questo progetto di poter attuare e non attuare la nuova competenza, ok? E per risponderti in maniera anche compiuta, ci sono tante aziende, ma sono sicuro anche la vostra, che quotidianamente stanno facendo nuova competenza. Quindi ad oggi, ipotesi,
in un'azienda produttiva dove c'è una linea o un macchinario, basta che il tecnico mi abbia fatto una variazione nel software, ho fatto un'implementazione, ho aggiunto un qualcosa di innovativo nel processo, io lì sto già facendo una nuova competenza. Quindi, ipotesi, il responsabile del turno di questo macchinario, di questo settore produttivo, va all'operatore, lui è il docente, gli insegna questa nuova competenza, questa nuova procedura, lì lui lavorando sta facendo una nuova competenza. Quindi, questa che stiamo facendo noi adesso è una nuova competenza. Esatto. Esatto. Tu questa modalità qua con i tuoi dipendenti, con le tue collaboratrici, questo tempo che loro stanno spendendo e che poi spenderanno, perché magari dovranno essere sul lavoro, dovranno approfondire la materia, chiameranno i clienti, così loro stanno facendo una nuova competenza. Perfetto. E le modalità della formazione, perché noi conosciamo quella di aula, tipicamente intesa, in cui viene spesato il docente, e basta, e ci deve essere un registro, un'aula, ecco, le ferme, eccetera. Qua le modalità assumere, invece, nel fondo delle competenze, come sono? Ecco, qua non devi giustificare nulla, cioè nel senso che il fondo delle competenze, una volta che hai approvato il piano formativo, quella lì è la tua ricevuta e praticamente è il tuo progetto. Come ti ripetevo, il registro serve un attimino per una eventuale revisione in futuro di un ente controllore, quindi rende praticamente il progetto inattaccabile. Il fornitore esterno, ipotizziamo che tu ne usufruisci, esempio tu chiedi a Mandy di venire a fare un corso su nuova competenza ai tuoi dipendenti, io ti erogo fattura e tu mi paghi, quindi questa non deve essere allegata al piano formativo. Quindi a livello diciamo di cartaceo, tu quando hai il progetto timbrato e firmato da ANPAL è sufficiente quello. Noi abbiamo chiesto in più il registro proprio per dare validità e serietà al processo. Se ti parlo di e-learning online a distanza, on the job? Sì, si può fare. Allora, il fondo noi competenze prevede una quota in percentuale di ore in aula, cioè cosa vuol dire? A gruppo un 10% di ore, quindi un 25 ore, che io le chiamo il briefing del lunedì mattina, dove io docente chiamo a gruppo tutte le aree interessate e gli do il programma della nuova competenza. Queste vengono contabilizzate come ore in presenza in aula e poi posso usufruire anche tramite invio learning, ok? Quindi posso utilizzare anche gli strumenti che sono il computer per apprendere la nuova competenza. Ad esempio, se mi compro un corso di Excel online, non so, 30 ore, 40 ore, 50 ore, lì io li posso contabilizzare nel fondo nuove competenze, nel progetto formativo. Qual è la competenza che tu hai sentito più particolare? Allora, le aziende più ostiche per questo prodotto, per questa opportunità, perdonatemi, sono le aziende autotrasporti. Anche se mi sono inventato con una che si chiama MIS, che è un'azienda che lavora per Arvedi, soprattutto, e per Alfa Acciai, che sono due grosse realtà, non so se tu la conosci, Arvedi è una più grossa acciaieria d'Europa, loro trasportano i COIS, hanno 150 autisti, quindi insegnare una nuova competenza a un autista diventa veramente molto difficile, perché loro guidando, essendo da soli sul mezzo di trasporto, non hanno la fattibilità di avere un docente a fianco che gli insegni una nuova competenza. Però guardando i loro cronotachigrafi ho visto che avevano un'ora di sosta quotidiana e quindi su quell'ora di sosta abbiamo fatto un corso ad hoc di 50 ore per ogni autista sull'uso, manutenzione e anche dell'utilizzo dei nuovi cronotachigrafi che sono stati installati. Quindi per questa azienda, su 150 dipendenti, ogni dipendente abbiamo portato a casa 50 ore e mi era stata bocciata dall'analista. Io poi sono andato in azienda, ho andato a spulciare tutte le carte e ho detto: no, scusate, ma io vedo questi qua tutti i giorni, vabbè, oltre alla pausa del pranzo che a volte facevano mezz'ora così, però ho detto: ma la mattina vedo che hanno una sosta di un'ora,
E allora ho detto sì, no, perché fanno quello, fanno quello, fanno questo, fanno quello. Ho detto no, questo qua lo trasformiamo in nuova competenza. E così abbiamo fatto. Quindi ad oggi un po' le aziende un po' ostiche sono quelle. Poi io ho chiuso un contratto con la FISME, che è la Federazione Italiana delle Scuole Materne d'Italia. Quindi tramite una persona che è un europarlamentare, che non posso fare nomi, mi ha introdotto in questa associazione. Adesso siamo partiti con Brescia e Varese, siamo partiti, e poi partiamo con Milano, Mantova e Cremona. E le scuole cosa sono? Le scuole hanno delle particolarità contrattuali, arrivano a giugno, poi licenziano e poi riassumono a settembre, ok? Quindi io sono andato a cavallo, sono riuscito ad andare a cavallo di questa opportunità in funzione che partiremo sicuramente a settembre con i piani formativi, con l'attuazione dei piani formativi. Quindi per le scuole va benissimo. Poi nel periodo estivo possiamo richiedere la sospensione. Quindi nel periodo estivo, soprattutto per le scuole, da ANPAL hanno un occhio di riguardo, quindi puoi congelare il progetto fino poi alla riapertura. Però è ovvio che una quota di organico la scuola ha una percentuale che è circa, non so, del 50% di quelli che rimangono sempre effettivi. E poi c'è un turnover che è legato un po' ai concorsi e a quant'altro. Dopo, per il resto di altri tipi di attività, veramente non abbiamo nessun tipo di problema. Possono rientrare tutte, anche le fondazioni, anche quelle scopo di. Hanno scopo di lucro, quindi tutte quelle che abbiano un codice fiscale, una partita IVA. Allora, se qualcuno ti dicesse, se tu chiudi un attimino il microfono, perché Scusami. sennò. Scusa. Allora, io ti dico l'esempio più eterogeneo che è stato fatto a me come nuova competenza, è stato di un'azienda che ha introdotto lo smart working, che è un'azienda prettamente di impiego femminile, quindi queste collaboratrici dicevano che quando erano a casa, i mariti tornando dal lavoro li trovavano a casa e si aspettavano di trovare il pasto caldo, non la solita, diciamo, piatto freddo o una cosa un po' veloce. E quindi hanno detto: perché non ci fate fare un corso di cucina? E l'azienda ha organizzato questo corso di cucina a distanza per le collaboratrici. Tra l'altro, è tornato buono per l'azienda perché il corso di cucina ti obbliga a organizzare, quindi per cucinare devi essere organizzato. E mi hanno spiegato che mi ha insegnato a pensare al piatto, ordinare gli ingredienti, metterli in regola, far partire i fuochi a seconda dei tempi per efficientare, quindi evitare i tappi di lavoro. Quindi se io devo fare una pasta, è inutile che cominci a fare il sugo e dopo metti sull'acqua calda, ma cominci a mettere l'acqua calda e poi cominci a fare andare il soffritto, ok? E tutto questo ha avuto un beneficio poi sulla modalità di lavoro tipica dell'azienda, perché questa capacità di organizzazione, che non era così intuitiva sul lavoro tipico, lo è diventata proprio attraverso lo strumento del corso di cucina, per fare un esempio un po' banale. Ti faccio un'altra domanda che di solito mi fanno. Ma io faccio già la formazione finanziata, ma io faccio già questo e quell'altro. Devi riattivare adesso, Alessandro. Allora, il fondo nuove competenze è sovrapponibile a qualsiasi corso finanziato o non finanziato. È ovvio che andiamo a cercare di dare un'indicazione anche dell'attuazione in modo da non poter accavallare le cose, perché a volte ci contestano e dicono: ah sì, però in questo periodo io sto facendo con Formazienda, sto facendo i corsi legati all'8108, anzi, qua apro una parentesi. Nel fondo nuove competenze non possono rientrare le ore dedicate alla formazione dell'8108, tutto quello che è legato alla sicurezza e formazione al lavoro, perché lo Stato dice, ovviamente è obbligo per legge, e quindi non puoi utilizzare questa risorsa finanziaria per pagare ovviamente questa indicazione che è l'8108. Quindi, in più, fondo delle competenze è sovrapponibile a
tutti i corsi che l'azienda ovviamente sta facendo. È ovvio, come stavo dicendo, bisogna organizzare le tempistiche, perché se io ad oggi azienda sono già in corsa, ho già calendarizzato un periodo formativo che può essere magari anche non i corsi finanziati, ma anche dei corsi interni aziendali, cerchiamo sempre di dare una tempistica in modo da processare, rendere la cosa fluida, senza intoppi, senza dover buttare via ore sprecate. Eccoci. Quindi noi sul totalizzatore dell'allegato 2bis possiamo anche arrivare in fondo al progetto. Ipotesi, ho chiesto 250 ore, sono partito, sono riuscito a farne 200 e non 250, quindi ti verrà riconosciuta comunque la nuova competenza per le 200 ore, quelle 50 ore lì in rendicontazione le perdi. Ci paghi però le provvisioni. Domanda, si possono, sì, quindi se io faccio un corso, diciamo, è sempre chiudere il microfono, se no mi sento solo. Se io facessi un corso qualificante, adesso girando con Mauro, Mauro fa sempre quell'esempio della decespugliatrice, ok? Se io faccio un corso per mulettista, ho l'attestato e posso metterlo nel curriculum, ok? Se io comincio a utilizzare il taglierba elettrico, il decespugliatore, diciamo, sono competenze che io acquisisco, ma non è previsto un attestato per legge. E quindi se io lavorassi per un'azienda che fa architettura di giardini, manutenzione dei giardini, potrei avere, nel caso in cui utilizzassi un muletto, un attestato, ma nel caso in cui utilizzassi altri strumenti tecnici importanti, potrei non averlo l'attestato. Con questo fondo nuove competenze, invece, si può acquisire un'attestazione anche per queste attività ulteriori o no? Allora, è un'attestazione, ma è un'attestazione di cui il fondo delle competenze ti dà la possibilità di applicare questi simboli, come ti citavo all'inizio, che era Comunità Europea, ANPA e SPAO. Però sostanzialmente è una referenza che l'imprenditore trasforma in attestato, ma non è a tutti gli effetti un attestato riconosciuto dagli enti, eccoci. Quindi se ti dicessi per esempio che può servire a rimpolpare i curricula delle persone e a creare, diciamo, un mercato del lavoro in cui quando io vado a comunicare a un potenziale, tu prima facevi l'esempio della Valentina che poteva uscire da questo studio e andare in un altro, acquisendo una serie di competenze e un addestramento in certe materie, potrebbe sempre mettere nel proprio curriculum di aver fatto un approfondimento in questo tipo di competenze specifiche e quindi valorizzarsi agli occhi del mercato del lavoro in maniera più importante. Questo è il tema. Quindi diciamo la mission del fondo delle competenze cos'è? È in primis a te imprenditore darti un rimborso economico in funzione che tu la tua azienda la rendi più elastica, più plastica, avere questa plasticità di potersi trasformare. Esempio, faccio sempre, cioè, cerco sempre di portare il lato buono di questo strumento, cioè io ad oggi imprenditore magari non ho tempo e non ho le risorse economiche per insegnare a Giulia, Anna Maria, Valentina, Leonora un qualcosa di innovativo, un qualcosa di nuovo che potrebbe veramente rendermi più produttiva l'azienda, perché non ho avuto il tempo e anche le risorse economiche. Io oggi ti do questo strumento per far questo. Quindi, da un lato l'imprenditore di cui ne nutre vantaggio, dall'altra parte anche giustamente la risorsa dell'imprenditore che ha la possibilità di formarsi in maniera più, nel senso di dire, più forbita, ecco. Farei così. Ripercorrerei la chat dall'inizio fino ad adesso, in modo che riprendiamo alcuni temi. Mi dici se io ho capito bene quello che ci hai comunicato.
E ricordiamo che quello che ci è comunicato è sia una parte oggettiva che deriva dal fatto che la normativa prevede alcune caratteristiche di questo bando, sia una parte invece relativa a una particolare competenza di mandi che propone questo strumento nella sua modalità e col suo valore aggiunto. Scusami Lorenzo, ho messo un documento nella richiesta di tutti i documenti iniziali, perdonatemi, ma arrivo a venerdì che a volte purtroppo sono cotto. Allora, nei documenti che chiediamo c'è anche un documento molto importante che è l'accordo sindacale. L'accordo sindacale cos'è? Nel Fondo Nuove Competenze, nel bando, hanno introdotto l'ok delle parti sociali. Nel mondo del lavoro è il sindacato. Quindi loro cos'è che dicono? Dicono, tua azienda per partecipare a questa, ovviamente a questa opportunità, devi avere un accordo sindacale siglato da una sigla nazionale. Quindi cos'è che è? Non è iscrizione al sindacato, non è tesseramento al sindacato, è solo un avallo positivo del sindacato sulla rimodulazione orario del lavoro. Cioè cosa vuol dire? Faccio un esempio. Ho un'azienda che lavora su 3 turni, ho il dipendente sul turno di notte, io lo devo spostare sul turno di giorno per insegnare la nuova competenza, io imprenditore posso spostarlo senza che il sindacato possa opporsi. Quindi si parla proprio della rimodulazione dell'orario di lavoro. Noi cos'è che abbiamo fatto per non dare giustamente, come dire, un'incombenza anche antipatica, perché di solito gli imprenditori quando gli parli di accordo sindacale giustamente storciano il naso. Quindi noi siamo andati a Roma, abbiamo siglato un accordo noi con questa, ovviamente, azienda, con questo sindacato, perdonatemi, il quale ci firma tutti gli accordi sindacali che noi facciamo singolarmente con ogni cliente, in modo che gli diamo tutto il pacchetto completo. Perché a volte, cos'è che succede? Magari dicono i clienti, no, vabbè, io non voglio avvalermi di mandi, mi avvalgo di Lorenzo Dalla Bella, ok? Ma Lorenzo Dalla Bella, dopo Lorenzo Dalla Bella dovrà dire, chiamare un sindacato e cercare di trovare l'accordo per la sigla, per l'accordo. Però tanti sindacati cosa fanno? Ti dicono, boicottano, cioè dicono, ok, io ti firmo l'accordo sindacale, però mi fai entrare quel sindacato all'interno dell'azienda. Ecco, noi abbiamo cercato di non creare questa dinamica. Bene, allora, ripercorrerai un po' la chat per vedere se ci sono cose, tu mi intervieni quando ritieni più o meno che io abbia inteso non correttamente le informazioni che ci hai dato. Allora, primo aspetto, sarebbe utile avere aziende con più di 10 dipendenti, ma ciò non significa che anche l'azienda con un singolo dipendente non possa aderire. È ovvio che una scelta, diciamo, di lavoro per mandi, avendo tot commerciale, la nostra scelta commerciale è un po' discriminante, però giustamente la nostra scelta commerciale preferisce seguire aziende con più di 10 dipendenti. Ripeto, ciò non vuol dire che non ci siano aziende con meno di 10 dipendenti che possano aderire, ed è già capitato anche a Mandi col primo anno di mandato. Poi vengono mandati il contratto più 3 o 4 legati. A questo punto il piano formativo lo stende integralmente Mandi SRL. Per stenderlo necessita di un colloquio con la persona di riferimento per le risorse umane. In alcune aziende c'è l'HR, in altre aziende c'è il preposto, in altre aziende c'è... Scusami, Lorenzo, mi incuneo qua. Abbiamo cambiato, perdonami, ma proprio in corsa, questa procedura. Cioè, con aziende con sotto i 50 dipendenti, l'analisi non viene più fatta dall'analista fisico, ma è una serie di documenti con un tutorial che fa vedere domande e risposte. Quindi questa analisi viene fatta con invio ulteriore di documentazione che poi viene restituita, mentre con aziende superiori ai 50 dipendenti viene fatta l'intervista che è telefonica o via web. Perfetto. Mandi ha bisogno di un foglio Excel con l'elencazione dei dipendenti, anche anonimizzati rispetto alla normativa GDPR, non interessa, è importante che abbiano un'identificabilità come persone di riferimento, perché questo non è allegato che va formalmente poi dato a terze parti che devono verificarlo, nel quale dovrà essere valorizzato il costo lordo orario.
questo costo lordo orario è quello che si utilizza per verificare quant'è il rimborso delle 250 ore su ogni singolo dipendente. La sommatoria del rimborso per ogni singolo dipendente fa il plafond complessivo che viene erogato dall'INPS direttamente sul conto corrente dell'azienda. Tutti i piani formativi presentati sono stati accettati, questa è l'esperienza di lavoro di Mandi SRL, quindi ha una case story del 100% di successo che sfido chiunque a dire che sia fortuna avere il 100% di successo, probabilmente è un processo diciamo consolidato e verificato che può portare ad avere 0% di contestazione. Il primo acconto che viene dato all'azienda viene dato entro 30 giorni dalla presentazione del piano formativo. No, scusami Lorenzo, qua l'acconto 70% viene dato circa dopo 60 giorni dal caricamento del piano formativo su risposta positiva. Quindi ANPAL manderà una mail al cliente dicendo che è stato approvato il piano formativo. La mail è questa, faccio vedere un esempio di mail, che è questa qua, quindi arriva una mail al cliente dicendo il totale del valore del progetto, di cui ti dice ti do un acconto adesso e poi ti do il 30% di contazione. Perfetto, quindi il primo acconto è 70% sul conto corrente. Il secondo, sempre il microfono, il secondo versamento viene fatto poi in conto verifica complessiva della tenuta del progetto, del numero di persone che sono state rendicontate a fine, quindi è un po' la ritenuta garanzia tipica della settore edile. Insomma, si tiene una parte di somma e non versate subito, perché sennò si avrebbe l'incombenza di versare tutto subito e poi avere un ristorno da parte dell'azienda. Invece, tenendo una parte di soldi fermi, vuol dire che poi se sarà fatto completamente avrà versato il 30%, altrimenti avrà versato la quota effettiva. Ecco, Lorenzo, qua mi introduco ancora, mi raccomando, a spiegare ai clienti che bisogna arrivare in fondo alla rendicontazione, altrimenti lo Stato ti chiede indietro i soldi, meno i soldi della nostra fattura. Perfetto, allora. Le 250 ore devono essere, di formazione devono essere erogate in 3 mesi. Cosa vuol dire? Che se noi dividiamo 250 ore per 8 ore di lavoro giornaliere, abbiamo 31 giorni circa, 31-32 giorni di lavoro consecutivi in cui si fa formazione. Questa cosa è un aspetto che spaventa le aziende, perché dicono io non posso tenere ferma l'azienda per un mese intero di giornate lavorative, quindi vuol dire praticamente 2 mesi di giornate lavorative, perché il sabato e domenica non sono giorni lavorativi, e quindi a questa obiezione si deve rispondere che sì, questo è vero, devono essere consecutive, prima è nella libertà di organizzazione dell'azienda, ma con queste nuove modalità di formazione a distanza, formazione in learning, formazione online, formazione on the job, che è quella che deve essere più utilizzata, quella consigliata, erogando solamente il 10% di formazione classica, quella in aula col docente, che può essere interno o esterno, si ingessa l'azienda per 3 giornate lavorative piene, mentre le altre possono essere erogate con queste modalità nuove. Questa metodologia deve essere però pienamente utilizzata dall'azienda, perché altrimenti ha una incapacità di erogare formazione. Ok. Scusa Lorenzo, noi qua ci incuneiamo proprio in fase di approccio col cliente, cerchiamo sempre di preparare dei piani formativi che vadano veramente a rendere il processo produttivo di ogni azienda molto lineare, senza grossi intoppi, ecco, perché giustamente sappiamo di cosa parliamo, i piani formativi abbiamo una grande esperienza, quindi riusciamo a dare una consulenza in modo da cercare di togliere un focus magari negativo, ok? I docenti sono interni e esterni. I docenti esterni, quelli che solitamente vengono pagati con la formazione finanziata, non vengono rimborsati dal fondo, perché il fondo si occupa di rimborsare all'azienda
il costo di impegno del dipendente, non del formatore. Se la formazione viene fatta internamente, si consiglia di farla a cascata, cioè il datore di lavoro la fa ai preposti, i preposti la fanno all'interno delle singole sedi operative, in modo che una volta il datore di lavoro impiega tutti i preposti e tutti i preposti impiegano tutti i lati dipendenti. La formazione di cui si parla con il fondo delle competenze può essere anche definita addestramento, che è quello tipico che si fa in azienda. Quindi nella parte amministrativa si fa addestramento sull'utilizzo dei computer, del software e della nuova tecnologia, eccetera, eccetera. In zona industriale si fa addestramento normalmente sull'utilizzo dei macchinari, della tecnologia, della 4.0 e altre cose. Quindi il fondo nuove competenze deve essere rendicontato alla fine in modo da sbloccare l'ultima tranche del 30%. Il concetto rivoluzionario è che io posso lavorare mentre mi formo e posso formarmi mentre lavoro. Questo vuol dire non fermare la produzione. Il fondo al progetto Mandi si occupa anche di lasciare il cosiddetto dossier completo dei certificati all'azienda, in modo che se dovesse intervenire un ente a verificare se questa formazione è stata fatta, l'azienda è in possesso di tutta la documentalità utile a dimostrare la formazione. In più, se dovesse arrivare un controllo post formazione, Mandi si rende disponibile ad assistere l'azienda in questa fase di verifica. Mandi viene pagata quando l'azienda riceve l'acconto del 70%. A ricevimento dell'acconto, Mandi manda la fattura all'azienda. Il compenso di Mandi è pari al 30% delle somme. Quindi, se facciamo un esempio, per semplificare, si potrebbe dire che il fondo riconosce circa 3.000 euro a dipendente sulle aziende, diciamo, manifatturiere normali. Poi sono aziende con un costo del lavoro aggiunto più alto, sono aziende con un costo del lavoro aggiunto più basso. Diciamo, mediamente possiamo dire 3.000 euro a dipendente. Fatti 100 dipendenti, per 3.000 euro vuol dire che l'azienda riceve liquidità pari a 300.000 euro nel complessivo. Quando riceve il primo 70%, quindi riceverà sul conto corrente il bonifico di 210.000 euro, Mandi farà la fattura all'azienda pari al 30% del complessivo. Quindi su 300.000 euro Mandi prenderà il 30% pari a 90.000 euro. Questo è l'esempio numerico, per capirsi. Mentre parlo, se Alessandro riesce a mettermi in chat il PDF della vostra brochure, in modo che quelli che sono qui riescano poi a scaricarselo e a tenerselo come consultazione. I requisiti per accedere al bando sono, una caratteristica di Mandi che preferisce aziende con almeno 10 dipendenti. Non possono ricevere il rimborso per la formazione di stagisti e collaboratori continuativi. Possono invece accedere alla formazione anche le persone che in azienda hanno un contratto a tempo determinato. Il DURC tendenzialmente deve essere regolare, ma qualora non lo fosse, l'azienda può comunque avere diritto ad accedere al fondo qualora si impegni formalmente alla rateizzazione e versi la prima quota. È un po' come quando succede con l'Agenzia delle Entrate, insomma, una cosa simile. Non può accedere l'azienda che in quel momento sia in cassa integrazione, cioè non pregiudica il fatto che possa accedere in un momento successivo quando la cassa integrazione è rientrata. Il meccanismo qual è di base? È che non si paga più, si pagano più le aziende per tenere le persone a casa, ma si pagano le aziende per tenere le persone al lavoro. E mentre lavorano si formano, quindi il trade-off è stato non mettere le persone in cassa integrazione, tieni al lavoro, nel frattempo che non le utilizzi perché hai l'azienda ferma, le formi. Poi questo blocco delle aziende è passato e quindi si è detto
non si può ingessare le aziende, e quindi si è fatta questa via di mezzo per cui si può lavorare e formarsi nello stesso momento. Quindi io posso tendenzialmente fare 8 ore di lavoro e 8 ore di formazione nella stessa giornata. Rispetto alla formazione finanziata con date di formazione, registro, docente accreditato e controllo durante la formazione, che deve essere mandata in una fase precedente, deve essere anticipato il costo dell'azienda e poi tutto viene poi pagato successivamente, il fondo nuove competenze è pienamente autogestito dall'azienda, che gestisce come ritiene. È difficilmente controllabile dall'ente, perché in quel momento l'azienda potrebbe sempre dire che quel dipendente non sta, si sta formando in quel momento, ma si formerà domani o il giorno seguente. Anche se si stesse formando, potrebbe essere un addestramento di formazione, per cui vale comunque il fatto che difficilmente questi strumenti gli enti escono a verificare durante la formazione, invece sicuramente verificheranno ex post, e quindi la parte di documentalità che mandi, rilascia l'azienda, è fondamentale per ricordarsi esattamente chi ha fatto cosa in un dato momento, perché poi a posteriori queste cose si dimenticano. Sicuramente mandi, propone che l'azienda eroghi almeno il 10% della formazione con la formazione classica in aula. Questo non vuol dire che si debba per forza tenere ferma l'azienda, ma potrebbe essere anche un'ora al mattino di briefing prima di partire per il lavoro, prima di partire con le squadre, prima di partire, si fa quell'ora lì, quell'ora rimane l'ora di formazione classica. Per le attività che hanno stagionalità, si faceva l'esempio delle scuole, ma potrebbe essere l'esempio anche del food, dell'agri, che hanno una, come si può dire, una stagionalità nella loro tipica svolgimento aziendale, potrebbe succedere che il fondo delle competenze venga sospeso per la stagione morta e venga ripreso poi a ripresa dell'attività, e quindi può essere interrotto e ripreso. Quindi non è una pregiudiziale per essere esclusi. Il fondo delle competenze è sovrapponibile alle altre formazioni, quindi non è alternativo alla formazione finanziata, non può però erogare formazione sulle materie di formazione obbligatoria prevista per legge, per cui non può erogare formazione per l'8108, che deve essere fatto con altri strumenti. Si possono ricevere attestazioni, quindi Mandi si preoccupa anche di rilasciarvi queste autodichiarazioni che rilascia il datore di lavoro sulle formazioni che sono state fatte in azienda. Il tema alla base di questo, visto che il fondo è di stampo europeo, è di origine europea e di erogazione mista europea e italiana, è quello della valutazione che tutte le nostre aziende stanno andando verso un mutamento delle modalità di lavoro, di approccio al lavoro, di approccio all'erogazione del servizio del prodotto, e quindi le persone all'interno delle aziende devono maturare competenze superiori e ulteriori per stare sul mercato del lavoro. Questo sforzo di competenza deve avere anche una partecipazione dello Stato, che deve permettere alle aziende di aumentare la capacità e la competenza e lo spessore delle persone, proprio per rendere competitiva l'azienda domani e competitive le risorse che hanno fatto formazione specifica sul mercato del lavoro domani, in quell'azienda o in un'altra. Questo è il valore aggiunto di questo fondo nuove competenze. C'è un elemento che è l'accordo sindacale. Non è un accordo sindacale, è il rapporto con i sindacati non è quello che tipicamente vive l'azienda. Consci del fatto che ci sia comunque nell'azienda una refrattarietà al rapporto con i sindacati, Mandi ha superato questo problema a differenza di altri competitor e ha un accordo sindacale nazionale di primo livello che può superare questa impasse all'interno della singola azienda e permettere che questo accordo sindacale consenta la rimodulazione dell'orario di lavoro, che è vero che va a vantaggio del dipendente, visto che sta facendo formazione, ma è vero che deve essere supervisionato da qualcuno
che si occupa di verificare i diritti dei dipendenti. Quindi il sindacato non entra in azienda, a meno che l'azienda voglia gestirlo internamente. Sono aziende che hanno gli RSA, hanno i sindacati interni, se vogliono gestirlo internamente, fatti loro, ma sulla chiusura di questo aspetto Mandi alza le mani, perché viene tolta la sua capacità di gestione. Se ci dici, Alessandro, se la nostra collaborazione su questo tema sta andando bene, secondo te, secondo i vostri report, e come possiamo cercare di essere utili a voi, visto che noi abbiamo degli studi commercialisti, magari potrebbe essere utile, dico una cosa, per le nostre contabili, che sono con contabilità, fare un'elencazione magari delle aziende, nostri clienti, con più di 10 dipendenti, e magari insieme a una regione informativa che le possa raggiungere, e dopo magari in una seconda fase fare un follow up telefonico per vedere se sono interessati o meno. Cercare di forzare un po' la mano sulle abitudini a dir di no, perché comunque diciamo è un beneficio per l'azienda, e quindi insomma se dobbiamo essere utili dobbiamo anche far capire bene qual è il beneficio. Se la singola persona non è in grado, dopo questo corso, di rendere una formazione completa o di dare una risposta ai classici rimbalzi che l'imprenditore ci dà ogni tanto, che sono sempre per 3 o 4, a questo punto non fa altro che dire: guarda, la faccio chiamare da Alessandro, da Lorenzo, e magari vengono in azienda a trovarla e a parlare di questa cosa, possiamo fare anche così. Cosa ne pensi? Allora, Lorenzo, per esperienza ti posso dire che un'azione di mail listing di solito non funziona. Funziona sempre un po' il contatto diretto, cioè dove abbiamo la conoscenza, giustamente vagliare ovviamente le imprese, ovviamente quelle più palpabili. Io consiglio sempre: si parte dall'alto e scendiamo verso il basso, quindi confrontare un'analisi di settore di clientela dove hanno numerosi dipendenti, su questi dove riusciamo a scardinare proprio una conoscenza con l'interlocutore, diciamo un po' decisionale è quello che ti accoglie in azienda, perché per parlare di questo prodotto proprio per esperienza bisogna proprio sedersi davanti con l'interlocutore che ha il potere un po' decisionale, o comunque l'ambasciatore che porta ovviamente l'ambasciata al decisore, insomma, ecco. Quindi gli studi commercialisti con cui io tuttora collaboro facciamo così, nel senso, mi tirano fuori una lista di clienti, introducono loro la telefonata, dico: guarda, c'è questa opportunità, pura liquidità in funzione di un processo anche molto semplice in acquisizione, e poi il lavoro lo facciamo noi, andiamo a trovare il cliente e gli parliamo di questa opportunità. Quindi per noi il grande lavoro è trovare il contatto e potersi sedere a tavola con loro. Voi, il vostro settore e il vostro lavoro da noi è molto, siete diciamo categorie molto ambite per questo tipo di prodotto, perché ovviamente avete un rapporto anche di fiducia con il cliente, e questo ci aiuta parecchio nel processo del goal alla fine, ecco, dell'acquisizione. Quindi io, Lorenzo, concordo con te su una cernita di clienti, di studi commercialisti con quali tu conosci, con quali tu collabori, e io fisicamente mi porto da loro e gli presento un po' il fondo delle competenze e questa opportunità. E uso il termine, la tua collaborazione, io ho iniziato da poco con te, da quello che ho sentito e da quello che ho visto dei numeri con Mauro, ti ringrazio, perché sicuramente hai apportato aziende di tutto calibro. Perfetto, ascoltami, due cose. Uno, do una notizia in più: queste somme che vanno sul conto corrente ovviamente sono somme che entrano nel conto economico, e quindi vanno a aggiustare alcuni conti economici oppure a creare utile, ok?
la somma, somma relativa a questo importo deve essere segregata e non va a formare base fiscale, quindi esentasse, perché rientra negli aiuti di Stato Covid. Quindi, come tale, c'è una determinazione dell'Agenzia delle Entrate che stabilisce che le somme ricevute in conto formazione per il Fondo delle Competenze sono esentasse. Ok, questo è il primo. Il secondo, invece, è l'autorizzazione che ti chiedo. Questo convegno noi pubblichiamo sulla pagina internet dello studio, su YouTube, e quindi ti chiedo il permesso, uno, alla registrazione, due, alla pubblicazione di questa pillola di un'ora e mezza su YouTube, in modo che possa essere veicolato anche a soggetti che hanno un rapporto di, insomma, di un rapporto con lo studio, diciamo, attraverso i media. Assolutamente, hai da parte mia l'autorizzazione, quindi utilizzare questo incontro e poterlo pubblicare su tutti gli strumenti che tu ritieni congrui per far veicolare questa opportunità. Perfetto, allora Alessandro, io ti ringrazio. Il primo esperimento di convegno in comune, probabilmente ne potremo fare altri proprio in maniera molto serena. Adesso, ecco, volevo parlarti anche dell'altra opportunità che eventualmente... Parlo di formare per assumere, potrebbe essere un inizio, un incipit per un altro appuntamento con Mandi SRL, sempre con questa modalità il venerdì alle 4, in maniera da cominciare a dare alle persone che lavorano con noi una abitudine ad essere informate, utili ai clienti, proattivi, e terrei questo argomento, che è quello del formare per assumere, che è molto interessante e sicuramente di attualità, per un prossimo appuntamento venerdì, con tutta un'altra serie di formazioni che Mandi potrebbe farci anche sul tema della sicurezza sul lavoro e della salute sul lavoro. Perfetto, va benissimo, concordo con te Lorenzo. Per me va grazie bene. Alessandro. Io ringrazio tutte le partecipanti. Bene, c'è qualcuno se qualcuno dovesse avere delle domande, abbiamo ancora qualche minuto per rispondere, o altrimenti ci fa avere una mail ai nostri indirizzi mail o risponde a quella del link relativo alla formazione, e noi tramite Mandi SRL ci preoccupiamo di mandarvi la risposta alle vostre perplessità. Perfetto. Grazie a tutte per la presenza. Grazie. Buon lavoro, poi verrò a trovarvi tutti, va bene? Volentieri. Bene. Ok, grazie Lorenzo. Ciao Alessandro. Saluti.